Esiste quindi un problema reale che l'Europa si chiuda agli stranieri e ai migranti? Sì, esiste perché oggi attraversiamo un periodo di crisi economica e durante la crisi economica i cittadini europei hanno l'impressione che gli migranti rubano il lavoro, che non è vero, ma dunque c'è questo rischio, sì. E l'Unione Europea da questo punto di vista cosa può fare? Cosa può fare? Penso che ci vuole, ma non c'è una politica migrazione europea, non esiste. Quella che può fare l'Unione Europea sarebbe le regole antidiscriminazione, questa è importante. Ma più di questo non è possibile, perché le politiche migratorie sono delle politiche nazionali. Allora a livello europeo si può fare delle regole, ma non di più. Un'altra cosa che l'Europa può fare è la politica d'asilo. In questo soggetto c'è un ruolo da giocare per l'Europa, sì. Ma sulle migrazioni economiche sono delle cose che si trattano a livello nazionale. Arriverà un giorno in cui si riuscirà a livello europeo? Forse quando ci sarà un Stato europeo, che non è ancora il caso.